Ritorna il Corriere di Sciacca con le notizie aggiornate di oggi. Nella città di Sciacca mancano all'appello circa 3.000 cittadini in età vaccinabile che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione anti-Covid. Ciò significa che la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata, il 91,97% con una dose, l'89,41% ha completato il ciclo primario. Numeri che collocano la città al primo posto in provincia per percentuale di vaccinati. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'ASP, che ha preso in esame il periodo compreso fra il 27 dicembre e il 18 gennaio. Anche gli ultimi tamponi molecolari fatti dall'ASP agli ospiti della struttura sono risultati negativi. Si chiude così senza gravi conseguenze la situazione di preoccupazione che si era determinata 15 giorni fa. In seguito a lievi sintomi manifestati da due anziani, era emerso un focolaio Covid con contagi per una trentina di persone fra ospiti e personale. La struttura dall'inizio della pandemia ha adottato rigide misure di sicurezza e in questi giorni, grazie alle vaccinazioni a cui tutti si erano sottoposti, il virus non ha determinato sintomi gravi. Tutti gli anziani ospitati stanno bene e nessuno ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Il Tribunale di Sciacca ha accolto il ricorso di una correntista della Banca Popolare di Milano che si era rivolta all'autorità giudiziaria denunciando l'applicazione da parte dell'istituto di credito di interessi passivi oltre all'illegittima commissione di massimo scoperto, calcolando tassi trimestrali ben oltre la soglia antiusura, in qualche caso più del 20%. La banca dovrà versare oltre 81.000 euro sul conto della donna. Rigettata invece un'ulteriore istanza presentata dalla correntista tesa ad accertare tassi usurai riferiti a un contratto di mutuo stipulato con la medesima banca. A rappresentare la ricorrente gli avvocati Mauro Tirnetta e Roberta Loiacono. La Corte d'Assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ha inflitto 24 anni di carcere al 55enne Gaetano Sciortino, ritenuto colpevole di aver massacrato e ucciso con gli arnesi del suo stesso laboratorio per una rapina il marmista Giuseppe Miceli nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 2015. La PM Gloria Andreoli aveva chiesto l'ergastolo. I giudici hanno escluso le aggravanti dall'aver agito per motivi abietti e futili, disposta anche la libertà vigilata successiva alla condanna per 3 anni. La torre anticorsara di Porto Palo di Menfi è in pericolo a causa delle conseguenze del maltempo invernale e bisogna intervenire immediatamente. La sollecitazione rivolta al sindaco è di Ivan Barreca, dirigente provinciale del PD, coordinatore del Dipartimento Ambiente e del segretario locale del partito Filippo Liberto. I due evidenziano come la torre continui a essere pericolante e si corre il rischio di perdere 500 anni di storia e il simbolo dell'identità territoriale. Calcio, domani riprende con la prima giornata di ritorno il campionato di eccellenza di calcio, una ripresa slittata di 2 settimane a causa dell'emergenza coronavirus. Grande interesse per il ritorno in campo dell'Unitas Sciacca impegnato domani pomeriggio alle 15 allo stadio Gurrera contro l'Acragas. I neroverdi non vincono in campionato dallo scorso 14 novembre, sono in una posizione di classifica che li obbliga a fare punti per mantenersi a distanza dalle zone basse della classifica. Con i nuovi provvedimenti anti-Covid, domani allo stadio sarà obbligatorio, oltre all'esibizione del Green Pass, indossare la maschera FFP2. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Come sempre, Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.